Eccoci qua, Rino Tommasi. Ci sono. Intanto ha parlato Abete. Sai che cosa ha detto? Tavolo della pace. È stato molto utile, un momento di confronto importante. Sì, sì, infatti Della Valle si è alzato e ha detto adesso vado subito a querelare Guido Rossi. Per quanto è finito nella pace. Una cosa pazzesca. Senti, Rino, sulle scommesse, su questo nuovo filone... Ma la cosa che mi chiedo è che cosa alla fine di questa tempesta, chiamiamolo quello che volete, ecco, che cosa succede? Quali saranno i provvedimenti? Perché qui c'è il rischio di far saltare... un campionato o cioè la legittimità di partecipazione a un campionato piuttosto che a un altro può essere anche legata, perché qui si parla di partite probabilmente truccate anche nel corso di questa stagione. Sì, no, non... almeno questo. Beh, per ora non sappiamo ancora di questa, sicuramente dell'ultima ce ne sono almeno tre. Lazio, l'ultima stagione è legata a filo doppio, certo, a questa, cioè sì, la promozione di una squadra piuttosto che di un'altra. Cioè la qualificazione in Europa League della Lazio, ecco, mettiamoci questo. Il problema secondo me è proprio quello di vedere fino a dove possono arrivare i provvedimenti, ecco, che finché riguardano i giocatori è un discorso, e il giocatore cioè, può essere la radiazione, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda i club, ecco, è lì secondo me è un problema abbastanza delicato. Che secondo te è giusta la... Noi prima abbiamo sentito Mario Stagliano, l'ex capo ufficio indagini, che insomma ci ha detto la responsabilità oggettiva è un discorso che chiaramente dà molto fastidio, però sono i stessi presidenti... lui ha detto è l'unico modo... è l'unica difesa che il calcio ha. Però dice anche che i presidenti, che tanto se ne lamentano dopo quando vengono colpiti da questo, non hanno mai fatto nulla per cambiare questa norma, che comunque loro hanno il potere di cambiare. Sai, per quel poco che conosco io l'ambiente, ti dico che un dirigente di società al quale viene proposto di accomodare una partita e gli si offrono delle garanzie, diciamo, di segretezza del problema, non ti manda fuori dalla porta, ti ascolta perlomeno. Poi valuta, intanto ti ascolta. Sì, io secondo me non c'è nessuno che fa come il terzino del Gubbio che ti manda via, capisci? Anzi. Ma dovrebbe accettare, secondo lei, la convocazione, il terzino del Gubbio? Ma... io non, così, è un gesto simbolico, tutto sommato è un gesto di buon senso anche, però lascia il tempo che trova, perché su 10 giocatori no, uno si comporta come lui e gli altri 9 no. Hanno preso i soldi no, magari non prendono i soldi ma stanno comunque zitti, che è comunque un reato tanto certo. Perché l'omessa denuncia vale quasi come la partecipazione al furto o al turco ma se tu pensi, Rino, è una cosa molto più grave, che è costata molto di più di quanto può costare una partita truccata. La mafia, la malavita organizzata ha prosperato sull'omertà e per questo è grave tanto quanto. Poi capisco anche chi magari non parla per paura, perché ci sta assolutamente, parliamo di un tema molto più serio evidentemente. Però del caso calcistico forse... Sì, ma il fenomeno è certamente è un problema più serio, però il fenomeno è lo stesso, cioè in un certo senso c'è la paura di perdere credibilità nei confronti dei tuoi compagni, della tua squadra, eccetera, eccetera. È vero. Intanto noi avevamo chiamato qui anche con Fabio Petruzzi la convocazione di Di Natale in nazionale, Pradelli ha detto che lo convocherà. Ho sentito. Sì, ma io ripeto, quella io non la consideravo una cosa, cioè, è importante per il giocatore ovviamente, perché per le ultime stagioni giocare in nazionale è il maggior traguardo possibile, anche se, che ne so, Di Natale tra la convocazione in nazionale o vincere lo scudetto con l'Udinese, non so cosa sceglierebbe. Tutte e due. Ho capito. Uno porta l'altro. Però non è esattamente la stessa cosa, come voi sapete benissimo. Intanto sta firmando Ancelotti al Paris Saint-Germain. Rino, dici che un paio di decine di pesce se le potrà permettere? Ancelotti ormai ha fatto bingo, quindi... Poi a Parigi non si vive male, penso, no, Rino? No, no,
meglio che andare, non so, a San Pietroburgo, lì dove, dove è andato Spalletti. Andato Spalletti, eh. Oddio, neanche brutta quella, non no, so se tu no, sei... No, no, io ci sono stato, quindi ti dico che però è tutt'altro tempi, che brutta. Ai tempi... Però, insomma, però la temperatura non è la stessa, ecco. No, ma dico, tu sei stato ai tempi dell'Unione Sovietica, quando era ancora Leningrado, o anche dopo? No, no, anche dopo, però, insomma, non è un posto dove andrei a vivere, ecco. Sempre, è un po' freschetto, insomma, non c'è, non c'è dubbio. Però lui non sembra intenzionato a tornare, eh? No, la Spalletti. Cosa straordinaria era che durante l'estate fa notte, c'è mezz'ora di buio e basta, sì e no poi. Perché c'è, stando più alto, è come Svezia e Norvegia. Sì, 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 sole... beh, più vai a nord, più c'è questo fenomeno. È vero. Va bene, Rino, noi ci risentiamo domani, grazie. Va bene. Ciao, maestro. Speriamo di superare questo periodo senza calcio che ah, è io pensavo la nottata, ci eravamo preoccupati, va bene. Arrivederci. Ciao, Rino. Buonasera, ciao, Rino.